Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuova breaking news su Call of Duty Infinite Warfare. In questo video parleremo di tutte le strane coincidenze, dei rumors e delle prime informazioni di quello che potrebbe essere l'ultimo contenuto aggiuntivo del titolo dell'Infinity World, ma nello specifico della nuova mappa Zombies. Ringrazio per questo video tutti i miei iscritti che mi hanno dato in questi giorni veramente tantissime informazioni. Partiamo dalla prima notizia. Come sapete, il trailer finale di Attack of the Radioactive Thing, quindi dopo aver completato l'easter egg della cosa radioattiva, fa vedere i nostri personaggi andare nello spazio. Ecco perché negli ultimi giorni si è acceso questo rumors che vuole il DLC4 mappa Zombies ambientata nello spazio con gli alieni e forse con un ritorno appunto di estinzione. Non si sa se proprio come modalità, perché l'avevamo apprezzata tantissimo su Call of Duty Ghost, oppure un incrocio di estinzione con la nuova mappa aliena nel DLC4 Zombies. Questa, come sempre, è un'indiscrezione che è nata appunto dal trailer dopo l'easter egg della cosa radioattiva. La seconda coincidenza molto strana è che quando noi andiamo ad uccidere i granchi alieni, come avete potuto vedere in alcune mie live, c'è uno strano simbolo che è un simbolo giallo con un logo centrale. Questo porta a pensare, perché è veramente una strana coincidenza, al logo di estinzione. Infatti lo ricorda tantissimo, sembra proprio appunto il logo di estinzione di Call of Duty Ghost. Ultima e nuova coincidenza che ci porta a pensare a un DLC4 Zombies ambientato nello spazio con gli alieni e magari con un ritorno di estinzione, perché in questi giorni Lee Rosse, che è ovviamente un membro dello staff e responsabile della modalità Zombies dell'Infinity World, ha iniziato a seguire su Twitter Brent Spiner. Per chi non lo conoscesse, è un attore statunitense veramente molto conosciuto e la cosa molto particolare è che ha partecipato a film come Independence Day e Star Trek, quindi potrebbe essere il personaggio e l'ospite a sorpresa del DLC4 modalità Zombies, perché è una coincidenza veramente molto ma molto strana. Quindi tre indizi che portano allo stesso risultato: un DLC4 Zombies ambientato nello spazio, alieni e magari ritorno di estinzione. Queste sono le voci di corridoio e rumors di questi giorni e ringrazio i miei iscritti che mi hanno dato tantissime di queste informazioni e noi ci vediamo con tanti nuovi video.